A Fano da tempo è nato il comitato contro la possibilità di avere un digestore, ma dite noi non vogliamo fare solamente una polemica, ma vogliamo anche proporre. Oggi appunto fate una proposta riguardo ad un altro tipo di digestore che potrebbe servire la nostra zona. Sì, noi facciamo informazione con i tanti incontri che facciamo, abbiamo visto questi giorni l'incontro di Lega Ambiente che non ha portato nessun dato scientifico rispetto al tema che stiamo trattando ormai da qualche mese, e con un'amministrazione completamente assente che ancora non ha deciso né il posto né il cosa vuole fare. E oltre alla protesta, noi la porteremo appunto con gli incontri informativi, vogliamo anche fare delle proposte, ad esempio a San Marino, quindi vicino alla nostra città, hanno adottato un sistema aerobico con delle celle indipendenti fatte degli scarabili praticamente, che appunto gestiscono l'organico, quindi ci sono anche soluzioni alternative che non sono quella classica del digestore anaerobico che costa più di 30 milioni solo a realizzarlo, che sarà una spesa ovviamente antieconomica, ma solo per guadagnarci con gli incentivi statali. Ecco, una scelta del genere noi vorremmo che il Comune non la prendesse e valutasse altre esperienze che ci sono in giro per l'Italia. Digestore aerobico potrebbe anche aumentare invece in questo caso la qualità rispetto alla qualità di vita che si potrebbe avere invece vivendo vicino ad un digestore anaerobico? Sicuramente, anche perché il compost che produce tra l'altro è riutilizzabile, come hanno sperimentato a San Marino anche sulle scarpate di quei monti, no? Per far attecchire le graminacee, per cui lì si produce un buon compost, di qua si realizza un additivo al concime chimico, perché quello che produce il digestore anaerobico è un additivo al concime chimico. Tra l'altro quello che fate notare è anche che non ci sarebbe bisogno di un impianto così grande per il nostro territorio. No, perché i dati poi li danno proprio loro con lo studio che hanno fatto fare a Nomisma. L'ASET con gli 11 comuni produce 21.000 tonnellate di fosforo totale tra l'organico e gli sfalci. Marche Multiservizi ne produce 25.000, quindi fa 46.000 a casa mia. L'impianto che vogliono fare è da 60-70.000. Non si capisce perché lo vogliono quasi, non dico raddoppiare, ma poco ci manca. Per cui dovranno spiegare anche questo, perché farlo il doppio di quel che serve. Quindi è chiaro l'intento solo speculativo e non di quello ambientale di andare a trattare un rifiuto come quello. Come comitato avevate già portato in comune le firme raccolte, quali saranno le prossime azioni? Proprio questa mattina si dovrebbe riunire il comitato che sta valutando l'ammissibilità del referendum, ci auguriamo che vada a buon fine, poi da lì partirà tutto il processo di raccolta firme vero per fare il referendum e poi il referendum che presumibilmente andrà a finire dopo le regionali.